Buongiorno a tutti, ho un piacere di avere come ospite una cara amica che è stata anche con noi madrina di alcune fiere virtuali durante il periodo della pandemia. Ciao Valentina. Ciao, buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Valentina non ha bisogno di presentazioni, lo sapete, è la titolare della Bacche Monolab, una casa editrice a noi molto amica. E niente, volevo chiederti come vanno le cose, come sta andando questo salone, se avete delle novità dal punto di vista editoriale, come nuove collane, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto grazie per avermi invitato nel vostro spazio, che fa sempre un sacco piacere. È Grazie. stato un momento insomma, per rivederci anche tutti. Ci siamo conosciuti praticamente durante la pandemia, cioè abbiamo avuto modo di approfondire la nostra amicizia durante la pandemia con tanti eventi online e tornare finalmente in fiera, in presenza, rivedersi tutti è stato in parte emozionante. È stata anche una cosa che ci ha rigenerato, posso dire, perché comunque ha fatto piacere a tutti e è stata una sorpresa anche l'affluenza. Come un po' tutti non sapevamo come, quanto avrebbe funzionato, e invece sembra insomma che sia andato Ho avuto il molto bene. piacere durante la pandemia di avere sia te che Simone Fiocco e Come no? Altobelli. Questo è stato un successone perché sono stati molto apprezzati i tuoi autori, ma d'altronde la tua linea editoriale è una linea editoriale molto apprezzata. Per caso ci sono stati degli sviluppi, delle novità? Sì, le novità ci sono state quest'anno, abbiamo presentato finalmente anche i nuovi volumi di cinema che stavano lì a fermentare. Abbiamo presentato qui il romanzo di Alessandro Margheriti, Nel cuore di Icaro, per la collana Tanabata, quindi siamo stati non contenti di più, perché finalmente abbiamo potuto parlare anche di queste novità. Valentina, ho visto che vi state anche sviluppando dal punto di vista dei corsi di scrittura. I corsi di scrittura finalmente pure loro sono ripresi in presenza perché ci siamo mossi online tanto purtroppo durante la pandemia, ma insomma adesso ci si rimette in pari anche con il discorso della presenza e abbiamo cominciato anche con loro, insieme a Marco, il mio collega, socio, Un braccio saluto a destro, Marco braccio sinistro. Mancinelli. Ciao Marco! E niente, quindi che bello, siamo contenti. Bacche Mono, le sue origini, tu eri partita per ovviamente per una rosa di generi molto più ristretta rispetto ad adesso. Da cosa Anzi, eravate partiti, cosa siete diventati e cosa vorresti fare in futuro? allora, partiti con gli illustrati, degli illustrati quasi tascabili si può dire Le perché erano altre fanno degli proprio. illustrati meravigliosi. Venite a vedere i loro libri perché Grazie, sono veramente grazie. spettacolari. Grazie Claudio. No, e ci siamo sviluppati in quel senso perché sicuramente hanno avuto uno sviluppo anche gli illustrati, si sono proprio ingranditi anche fisicamente, anche come genere. E poi niente, ecco, ci siamo spostati sulla mia più grande passione che è il cinema. Volevo continuare a parlare con le immagini e quindi abbiamo dedicato una collana a tutti i saggi di cinema e quest'anno approfondendo un pochino anche il noir, il cyberpunk, l'investigativo, è stato divertente, ci siamo avventurati anche in questo genere qua, come dico. Va bene, hai in mente qualche potenziamento, qualche nuova collana per il futuro o per il momento è Allora, sufficiente? guarda, no, io ce l'ho da 2 anni, il mio sogno nel cassetto, cioè di fare l'antologia di racconti, quindi narrativa classica e sfornare questa nuova collana. Me la tengo stretta, mi tengo il cecio ancora, aspetto di rimettermi in sesto dopo l'anno pandemico e spero di imbarcarmi Molto anche su intrigante, questa. potrebbe essere una possibilità, Dai, insomma, anche speriamo. per il personale, visto che io sono molto più solo su Speriamo. quel genere, gli altri generi non li calpesto a livello di autore. Va bene, Speriamo, incrociamo le Cristina, dita. Valentina, Adesso lo sai che verrai sul No, finale in coda. Valentina, Antonio. grazie. Grazie di Ma essere stata qui con grazie noi. Io ci tenevo a scambiare due chiacchiere con te perché gli amici del collettivo noi ci ricordiamo di loro e quindi quando possiamo vi diamo a te. spazio, Grazie, ovviamente. grazie Vogliamo infinite. molto bene a Bacchemono. Niente, grazie anche a voi Grazie e andate a ragazzi. salutare Ci Valentina vediamo, al sì. Padiglione 2, F43, ci vediamo in F43, ci sono stand. tante belle novità. Ciao! Grazie, grazie a tutti.